E ciao a tutti, bentornati con questa nuova parte di Cave Story, la penultima di questa bellissima. Qui è Astrar e nell'ultimo episodio abbiamo fatto la Last Cave, non senza qualche problema, ma adesso, oggi, in questo preciso istante, faremo il boss della ultima parte del gioco, sì, naturalmente. Ebbene, entriamo subito dove sarà un boss diviso in tre parti. Il primo boss che incontriamo è finalmente Misery, e qui sei tu. Sei un tipo alquanto tenace, devo ammetterlo. Immagino che tu voglia distruggere il nucleo. Ti considero soltanto un mero robot fuori controllo, ma vedo che ti ho giudicato male. Sai, io ora non provo alcun affetto verso quest'isola. Semplicemente è il mio destino vedere chiunque porti la corona. Preparati. Esatto. Allora, queste sfere si infrangono solamente quando gli andate sotto. Basterà colpirle. Ecco, questi qua sono i principali attacchi di Misery. Queste sfere, quando si deve trasporta, o lancio queste cose per terra, oppure, ecco, oppure fa questo. Un altro attacco è quello di liberarsi con queste sfere, che si trasformeranno in pipistrelli. Ah, queste sfere non si distruggeranno mai se non mi passate sotto, quindi... Mamma mia. No, l'ho dimenticato. Certo. E allora devi cambiarmi. Boom! No, non ce l'ho fatta. Dai, 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 no! Oh, ecco qua. Ma cos'è già? Ecco. E scappa Misery. Una volta sconfitta Misery, si creeranno magicamente delle scale e potremo salire al piano di sopra. Perso pure troppa vita. E va bene. Ricordate che non potete tornare indietro una volta iniziato il boss, quindi iniziatelo col massimo della vita, con tutto. E qui incontriamo... Abbiamo arma subito. Ah, sì sì, possiamo parlare. Oh, e là, signor viaggiatore! È venuto a salvarmi? E questa è la cara vecchia amica... Non ricordo come si chiama. La vecchia Chago, il dottore ha paura di noi, per questo ci ha sbattuto in questa galera. Deve essere così. No, non è proprio così. Ah, finalmente è completo. Amministrare furioso e amica... Gli fa prorompere in una rabbia violenta. Ed è il motivo. Eh sì, vabbè, se andava via subito. A quanto semplice. Vabbè. I fiori sono solo. Non contengono solo una sostanza che risveglia i propri poteri latenti, ma anche una che elimina la facoltà di ragionamento. E questo che ho estratto e concentrato con grande successo. Lo puoi vedere in questa forma. Il cristallo rosso. A differenza dei fiori, questo cristallo influenza anche gli umani. Oh, quale meraviglia. Può apprezzare un simile splendore? Vuoi? Ne dubito. Lascia allora che te lo spieghi con una lezione semplice, speciale anzi. Ed ecco qua il nostro amico dottore nella sua prima forma. Ah, è vero, questo boss è composto di 4. Questo, diciamo, questa arena boss, se si può chiamare così, è composta da 4 battaglie. Guardalo. Allora, io questa parte l'ho sempre fatta... Dove sta? Questa parte del dottore io l'ho sempre fatta... con il lanciamissile, ma ho scoperto... che è quasi impossibile. Cioè, con il lanciamissile è molto semplice perché con due colpi lo abbattete. Non l'ho perso. Questo qua muore abbastanza... Dove sta? Ok, e questa qua è la prima parte del dottore. Il potere, non riesco più a controllarlo.
Esatto, e questo è il potere, influenza tutti. Il dottore è diventato con molta meno vita, direi. Ora si cerca di teletrasportarsi vicino a noi per colpirci. Non riesco più a colpirlo. Ok. Andate, pipistrelli magnici. Oddio, no, 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 no. Ma no. Ti avevo curato. Direi di sconfiggerlo il lanciamissili, perché alla fine con due colpi l'ho battuto. Una volta ucciso, il dottore si smolecolerà, ma osservate che il cristallo rosso non sparisce insieme a lui, anzi, ha sconfitto il dottore, va al piano di sopra, e quindi noi inseguiremo il nostro amico Mugolo. Questa era l'altra scalinata. Intanto qui dovremmo andare a parlare anche con quest'ultimo, che dovrebbe essere il pescatore. Ti ricordi di me? A Grasstown? Ah, no, è santa. Ho perso la mia chiave. Beh, va tutto bene. Certo che quel dottore non aveva in mente niente di buono, è vero? Ebbene, è arrivata l'ultima sala, che diciamo è composta da due mini boss e dal boss fatto vero e proprio. Però basta sconfiggere il boss finale, che sarebbe il nucleo, e tutto ok. Poi basta così. Se ti sta a cuore la sua vita, allontani dal nucleo. E così anche per un robot può prendersi a cuore la vita degli altri. Sei davvero diverso dagli altri che venivano qui molti anni fa. Non avrei mai immaginato che avresti potuto battere il nuovo padrone. Beh, così sia. Ti faccio una proposta. Potete morire insieme con l'isola, o potete andarvene e dimenticarvi che siete mai venuti. Se mi prometti di andare immediatamente, garantisco per la vita di questa ragazza, altrimenti non potrai scappare. Chi va là? Hai davvero dimenticato la voce del tuo padrone? Ed ecco qua il dottore smolecolarizzato. Il potere del cristallo rosso è effettivamente stupefacente. Lo sento già dentro di me. Il corpo sarà pur conciato male, ma la mia coscienza non è mai stata così diminuita. Mi sento come se fossi diventato un superuomo. Tu! Che c'è che non va, miseri? La mia forma ti spaventa? Non sei morto! Sparisci! Una sciocca che si dimentica del suo padrone non è degna di avere il libero arbitrio. Miseri, sarà il mio burattino finché non morirai. Esatto. Il potere del cristallo rosso trasforma tutti, anche i miseri. E ora è diventata super miseri, perché quello non è un super orecchio ma la bocca, quale vedete nera. Usciamo da qui. E no invece. E trasforma pure la nostra amica su. Ah. Da qui non uscirai vivo. Perché sono robot. Esatto, ora dovremmo combattere contro tre persone contemporaneamente. Con miseri. Dal punto di vista bravo, secondo me ci dà una mano. Sconfigge il dottore. Apri quella boccaccia. Boom! Combattiamo prima con loro, eh? Vedi, Misery crea questi bozzetti che non sono né difficili da sconfiggere. Ecco. Ne difficilissimi da... Ho cambiato arma, guarda. Oh, vedi, è proprio scuro. Ne siamo difficili da schivare. E quindi, alla fine dei conti, cioè, ci dà una mano, perché questi bozzetti ci danno vita. Scappare, grazie. Però da un po' spariscono, quindi se li vado ad eliminare, eliminateli tutti. Non vi preoccupate, se eliminate su in questa battaglia bassa non morirà. Quindi vi suggerisco, mentre sconfiggete il nucleo, se vi capita, cercatela di eliminare.
Ecco, in questo momento è andata a terra su. Ora ci manca solo Misery e il nucleo, ma penso che Misery non andrà a terra. Ecco, già i pesciolini ci vorrebbero dare un po' di fastidio, ma significa che anche Misery sta andando a terra. Boom! Boom! Oddio, ecco, state attenti ora che mi spara il nucleo. Oddio no! Guarda se vado a fare, Ecco, è finito, basta. Ecco, quando apri la bocca iniziate a scappare. Cioè, non mi mettete mai davanti e andate di sotto. Hai distrutto il nucleo zombie. E vediamo dopo un po' Misery. Funziona! Sono tornate magicamente le eliche. Abbiamo abbastanza carburante, siamo pronti ad andare in qualsiasi momento. Non avrei mai sognato che ci avremmo fatta a tornare in superficie. Mi chiedo se stia bene, se stiamo tutti bene. Un terremoto? Il nucleo, non può essere. Esatto, e il nucleo invece c'è. È stato distrutto. Oh no! L'isola sta cominciando a collassare. Tra molto poco questo posto si sbriciolerà. Dobbiamo andarcene da qui. Esatto, si scappa. Abbiamo recuperato magicamente tutta la vita. E va bene, ecco qua. Da questa parte! Corri più velocemente e poi finirai per essere schiacciato. Esatto, l'isola sta collassando e dall'alto non si sa, anche se c'è il cielo, cascano blocchi. Ma noi ci fermiamo qua, in questa porta. E casa prefabbricata è cambiata, c'è un punto di salvataggio. Ma questa volta, se parliamo con la libreria, questo è la sala per entrare nella sfida finale, per fare il terzo finale. Ma noi ci fermiamo al secondo, parlando con la libreria. Se hai intenzione di arrenderti, posso darti un po' di tempo. Prima salvo. E se hai intenzione di arrenderti, posso darti un po' di tempo. Vuoi arrenderti? E noi diciamo sì. E? Da questa parte, corri più velocemente e poi fino ad essere schiacciato. Esatto, si scappa. Bene, c'è il buon booster. Su, non so, non so di... cioè, mazza quanto corre. E qui finisce la nostra avventura. Non possiamo correre da nessun'altra parte, dobbiamo saltare per forza. Oppure queste rocce ci schiacceranno. Pronto? Salta più forte che puoi. E vai. L'isola sta precipitando. È troppo pericoloso, dobbiamo svignarcela. Ok, dopo questa bellissima canzone, dico, questo è il finale a metà. Cioè, in questo momento noi scappiamo, salviamo su il dottore, salviamo su e sua madre e l'altro coniglio, non mi ricordo come si chiama, Ito. Però distruggiamo l'isola e qui moriranno Booster e altre persone, no? Cioè, ma siamo salvati da Sakamoto. No, da Kazuma Sakamoto. Preso da Kazuma. Non pensavo che ci saresti davvero riuscito a far esplodere il nucleo. Beh, ora il mondo sarà libero dalle future incarnazioni del dottore. La pace è stata preservata. Adesso andiamo a casa.